Ma certo che è un tabù, potentissimo. Un tabù potentissimo perché naturalmente non è alla fine della vita. L'essere umano teme, civile, civilizzato, teme moltissimo la morte, è un terrore superstizioso perché ha il sospetto di esserci dentro fino al collo, perché teme la vita in realtà, ha una grande paura della vita e sa che la paura della vita è un cercare rifugio in forme di morte. Ce ne sono tante, sono tanti modi di uccidersi e di entrare in agonia, no? C'è un bel racconto russo molto bello, si chiama La morte di Ivan Ilic, che è la storia di un giudice istruttore che si ammala e che ha una lunga e terribile agonia, perché è una malattia renale che fa molto male. Ed è disperato perché tutta la sua vita si rivela distrutta da un problema ai reni che lo conduce molto rapidamente verso la fine. Cioè, assurdo, assurdo. E nell'ultimo istante lui si accorge che tutta la sua vita è stata falsa, che ha sbagliato tutto quanto, che ha sempre mentito, che ha sempre fatto diversamente da come pensava. In quell'istante scopre di essere chi è, davvero, e il narratore Tolstoi dice: la vita di Ivan Ilic è stata solo quell'istante. Da lì in avanti è cominciata una vita infinita, perché quell'istante era infinito, era senza fine. Tutto quello che nella vita di Ivan Ilic ha preceduto quell'istante era la sua morte. Quindi bisogna stare molto attenti perché è molto facile essere morti. Pensare che lo si aspetta alla fine della vita e preoccuparsi di quello che capiterà dopo è un modo in realtà per tranquillizzarsi e per dimenticarsi che uno c'è giù dentro fino al collo, se non sta attento, a somiglianza di tante altre persone che gli sono intorno, che sembrano vivi ma non sono.